tutti ragazzi, ben ritrovati il vostro amico LP2200. Siamo qui di nuovo oggi su Dishonored. Ragazzi, oggi so che vi avevo promesso che vi avevo fatto una sorpresa su un gioco piuttosto particolare con Krabby, ma dato alcune circostanze incresciose del tipo che a me non riesco, non so per quale assurdo motivo non mi si riesce a connettere, facciamo Dishonored. L'ultima volta su Dishonored ci eravamo interrotti che avevo fatto secco l'alto sacerdote. Bene, adesso vediamo cosa c'è un po' da fare. Allora, prima di tutto guardiamo se ci sono delle rune. Ah sì, ce ne sono anche due. Ok, là ci sono due rune, che sarà, che è mia intenzione prenderle subito. Così facendo ci possiamo potenziare. Ok, nell'acqua bisogna fare attenzione perché ci sono dei pesci che ci assaliranno e se avranno l'occasione ci uccideranno. Ma siccome noi siamo più furbi e intelligenti di sti topi, di sti esseri, eccolo, quello è un pesce di merda. Non riesco ad andare a prendere le rune. Ah, ma no, ma ho capito. Niente, ho sbagliato. Perché devo andare nelle fogne e ci vado anche adesso. No, ci vado proprio adesso. Allora, informazione sui piangenti. Allora, vi spiego io una cosa. In questo gioco si diffonde la peste. La peste infetta le persone grazie ai topi, che mordendole trasformano le persone in appestati, quali chiamano piangenti. I piangenti sono, li vedrete come delle persone, cioè più che come persone li vedrete come degli zombie praticamente, che cadono a pezzi, cioè sono veramente mal ridotti. E inoltre, se noi usiamo l'incantesimo, eccoli, che evoca i ratti non li mangeranno perché saranno appestati. Per attaccarci avranno due, o ci attaccheranno direttamente oppure ci sputeranno contro i loro liquidi corporei, diciamo. I loro liquidi che praticamente ci provocherà danno. È una cosa piuttosto schifosa, ma è così. Allora, qua c'è una runa. E l'altra dov'è? Eccolo. Ok, abbiamo le rune, abbiamo visto anche i piangenti. Quando sono due o tre che si hanno le armi, cioè quando sono, quando finché si hanno le armi a distanza, non è mai un problema affrontare. Il problema sopraggiunge quando avremo solo l'arma corpo a corpo e loro ci attaccheranno in gruppi di 3 o 4. Lì sì che saranno veramente un paio di problemi, perché ci attaccheranno, ci, più che un problema sarà un fastidio, perché perderemo tanta tanta vita facilmente. È un po' la rottura. Sei per caso sceso nelle foglie? Ho sentito dire che c'era un piangente. Due. Non ho mai visto tanto coraggio. Grazie. Il sacerdote Martin è arrivato. E sta parlando con la Pirata. Ah, io dovrei aver bisogno. Ma non l'ho perdo intorno. Ecco tu. Corvo, amico mio. Ti servono armi o munizioni? Vuoi che crei qualcosa apposta per te? Vediamo un po'. Potenziamenti balestra, gli direi prima. Grazie. Ok, posto così. Avevo bisogno di munizioni. Prima di passare alla prossima mossa. Allora, vi spiego io, praticamente noi dobbiamo andare in città
e andare a Rockwave per cercare appunto se c'è veramente Emily. Praticamente noi dobbiamo andare al scusate, invece ho sbagliato io. Abbiamo dovuto due pericolosi soggetti che sono i gemelli fratelli Pendleton. E dobbiamo andare al Golden Cat, che si trova in una strada piuttosto sorvegliata ed è piuttosto difficile entrare nel Golden Cat perché è un bordello, ma siccome ci sono queste due altre persone di alto valore, la sorveglianza è veramente elevata. Questo lo so perché ci avevo già giochicchiato precedentemente. E sono... Che cazzo è successo? E un po'... E sono veramente sorvegliati. Ci sarà da fare una strage per passare. La cosa importante è fare in modo che la giovane torni indietro sana e salva. Ok, c'è anche Emily, quindi non ho detto una stronzata. Dobbiamo anche trovare dobbiamo trovare Emily e eliminare Pendleton. È qui il suo territorio. Lo trovi nella vecchia fabbrica di whisky con la banda di Bottle Street. Ok. Vendono l'elisir per combattere la peste. No, no, guarda, sai cosa ti dico. Allora, lui ci sta dicendo che c'è un modo per farci entrare furtivamente nel Golden Cat ascoltando aiutando dei banditi, ma sinceramente io preferisco un'altra via, che è quella di fare un piccolo massacro. Ok, un casco. Guardate adesso, vedete quel riflesso rosso? E quelli appestati che corrono, e quelle persone che corrono. Bene, sono degli appestati che sono sotto tiro di una torre. La torre rileva le minacce e gli lancia contro dei missili, come è successo con noi adesso, eliminando la minaccia. Ma non ucciderà, non colpirà solo gli appestati, ma colpirà anche qualsiasi cosa che si rilevi una minaccia per la milizia. Perso anche un botto di vita adesso. Ok, quando emette questo suono qua, una sirena lunga e prolungata, vuol dire che secondo lei la minaccia è stata eliminata. Eliminiamo anche i banditi, ratti. Bravi. Eliminiamo anche i banditi, che tanto... Aia. Mi ero dimenticato. Ok. Sì. Io ragazzi non risparmio un po' nessuno, ma chi se ne frega. Ok. E qui facciamo questo. Ok. Avete vedete quella figura che... vi ricordate proprio l'inizio del gioco che c'era? Bravo, uscivo. Che c'era quelle figure che hanno ucciso l'imperatrice, che tipo quando le uccidevamo sparivano nel nulla. Sono queste cose qua, sono degli assassini, ogni tanto apparono così alla carca per cercare di ucciderci. Ci hanno provato. No! Ok, questo qua è un appestato. Ecco, come vi dicevo, ci ho vomitato contro la peste. No, vi dicevo che comunque sti minchie di cosi appaiono qualche volta per infastidirsi e cercare di ucciderci, ma come avete visto sono stati eliminati in fretta. Intanto quel dannato appestato mi ha fatto un botto di male. Ma non faccio niente di una bottiglia. Spacca bottiglia, mazza famiglia, vecchia distilleria. Quasi quasi ragazzi, oggi per domani che non riesco a fare
video bonus vi faccio vedere. Adesso interrompiamo qua e ci vediamo subito dopo.